Chiamo il neo sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, per un saluto. Lo vedo che è arrivato proprio alcuni minuti fa. Grazie Mattia. Buonasera a tutti e a tutti. Saluto le autorità presenti. Mi scuso per qualche minuto di ritardo, come il Presidente sa ero preso due giorni di stacco e sono sceso direttamente dalla montagna per essere qui con voi. Vi ringrazio per l'invito e mi complimento per come avete inteso organizzare la vostra importante assemblea, le celebrazioni, però mi preme anche non fare semplicemente un saluto formale e dirvi un paio di cose. Quelle che ho capito in questi primi 10 giorni da sindaco e il lavoro che stiamo cercando di fare, il lavoro che naturalmente ha bisogno del concorso di tutti, ha bisogno del concorso della piccola e media impresa nel nostro territorio. Vedete, c'è un dato evidente che appena si entra in via Roma e si guarda un po' i conti, il bilancio, stiamo lavorando per approvare il bilancio 2015, già questo è un po' strano doverlo approvare adesso, cercando di fare quadrare, diciamo così, i conti. Però è evidente da subito, come dobbiamo lavorare per creare opportunità. Per creare opportunità che non sono determinate semplicemente dalla spesa pubblica, sempre più contratta e insufficiente, ma che in realtà sono e devono determinarsi anche da una riorganizzazione complessiva, tanto della macchina pubblica amministrativa. Su questo una delle sfide importantissime è quella della semplificazione normativa amministrativa delle procedure, ma anche le opportunità date dalla necessità di costruire insieme un progetto di sviluppo per il nostro territorio. In questi mesi vi chiederò di partecipare, come dire, a una discussione non formale, vi chiederò insieme a noi, insieme all'amministrazione, insieme alle parti economiche e sociali, di costruire le condizioni perché la ripresa, la possibilità di rafforzare il tessuto imprenditoriale del nostro territorio, di rafforzare anche la capacità di terziario e dei servizi del nostro territorio, divenga opera quotidiana e divenga progetto di governo. Noi stiamo lavorando per costruire una no tax area, per fare in modo che le nuove imprese possano trovare una esenzione totale su quelle che sono le imposte locali. E questo è un fatto importante se consideriamo che certamente il nostro tessuto è uno di quelli che ha visto un numero di imprese molto alte, che ha un numero di imprese molto alte, ma sappiamo anche quante in questi anni sono le imprese che non ce l'hanno fatta. E al tempo stesso abbiamo la necessità di capire quali sono anche gli asset di sviluppo del nostro territorio. Allora la richiesta che vi faccio è di condividere in maniera appunto non formale, ma concreta, già dal bilancio previsionale 2016, alcuni obiettivi molto chiari. Metteremo a disposizione investimenti che saremo in grado di promuovere, ma metteremo a disposizione gli strumenti appunto amministrativi per riuscire a facilitare l'insediamento di nuove imprese. Dobbiamo al tempo stesso anche capire come lavorare per far sì che le imprese del territorio siano maggiormente e sempre più protagoniste anche nel sistema delle opere che il nostro territorio deve riuscire a portare avanti. C'è una necessità di rendere competitivo un sistema territoriale. Voi meglio di me sapete cosa significa per un'impresa essere competitiva. Bene, oggi non basta semplicemente che lo siano le imprese, il territorio deve essere competitivo, le istituzioni, la politica stessa deve essere competitiva. Anche per questo stiamo cercando di, come dire, continuare a salvare l'operazione su Valdaro, aggiustandole, riportandole anche in equilibrio, tanto dal punto di vista dei principi contabili quanto dalla legittimità dell'operazione, perché sappiamo che Valdaro può e deve rappresentare uno dei terreni di sviluppo. Abbiamo però necessità su Valdaro di fare una vera operazione imprenditoriale, tanto nelle alleanze, che devono essere alleanze certamente sovraregionali e internazionali, quanto nel governo della società, negli obiettivi e insieme le opere pubbliche che vanno ancora completate sul porto. Insomma, abbiamo davanti sfide molto molto complesse e abbiamo 5 anni. In questi 5 anni, a partire già dal bilancio previsionale 2016, vi chiedo di partecipare in maniera molto concreta, condividere insieme quelli che sono gli obiettivi e gli strumenti, e troverete da questo punto di vista un'amministrazione che non si tira indietro e che vuole creare opportunità per la nostra città e il nostro territorio. Un ultimo aspetto: se non faremo questo,
Pagheremo anche da un punto di vista, lo stiamo già vedendo su molte partite, pagheremo un isolamento del capoluogo che senza alcun dubbio produce un indebolimento di tutta la provincia. Siamo estremamente convinti della necessità di ridare forza e attrattività economica in termini di innovazione, in termini di velocità nella definizione degli obiettivi e delle scelte al capoluogo, perché questo significa rafforzare l'intera provincia. Su questo terreno vi chiedo una mano, vi chiedo con le vostre idee, le vostre esperienze, il sistema di competenze che voi rappresentate, di collaborare, di condividere insieme un progetto di governo per la nostra città. Grazie e buon lavoro.